funzione della resistenza, così capite quant'è, com'è. Floriana diceva che è tutto colore, in effetti è così, questa resistenza. Allora, chi lo dice? Non guardiamo, ma non c'è fatto come si stanno a Allora, guarda, io dopo aver passato il mio mezzo secolo, ho iniziato ad avere difficoltà a leggere tutte queste cose, no? Questo è un ceramico, per esempio. E allora faccio come con uno strumento tecnologico potentissimo, che è la foto... No, no, quella no. Ma faccio la foto con il cellulare e poi la invento. Cioè, che vi assicuro è il modo quasi migliore per affrontare questo problema. Quindi faccio la foto, questo lo giro che... facciamo la resistenza qua. Allora, se vedete la foto è piccolina, ok? Allora, ingrandisco e vedo i colori degli anelli, eccetera, ok? Altrimenti col cavolo che rivedrei. E vabbè. È per quello che quando c'è una cosa che la lente di ingrandimento in ogni caso che vi può aiutare, che avrete nella vostra postazione. Ma poi ci sono oggetti tipo questo. Questo oggetto qua è un microscopio, cioè nel senso che sì, adesso non so com'è. Cioè, voi mettete l'oggetto sotto e poi fate. Poi magari guardate. Sì. €20. No, completamente, questo è poco, queste cose. Vabbè, comunque la vedete ingrandita. Poi oltretutto avete l'oggettino qua, che lo collegate al cellulare, per fare anche delle foto. Perfetto. Ok. Però se è un errore cieco anche con il microscopio elettronico. Oltretutto c'è invece un altro microscopio vi farò vedere in questi giorni, ma se ricordo solo dove l'ho messo, perché con l'età non va via solo la vista, ma anche la memoria, e l'ho messo da qualche parte, dove c'è, cioè, che è un sistema che si collega al cellulare o al computer, eccetera, lo schermo, vedete quello che su dove lo state puntando, ingrandito di 100, 300 volte, che è una cosa che serve addirittura nell'assemblaggio dei circuiti elettronici di una certa dimensione, cioè dove voi imparate a saldare, ma non guardando il componente, ma l'immagine sullo schermo. È come i chirurghi, no? Che operano in laparoscopia, vedono lo schermo, non vedono la realtà. Capito? Ed è bellissimo tutto questo. Vabbè, torniamo alla nostra breadboard. Questi buchini sono collegati fra loro, in un certo modo. State attenti, perché è importante. Se non capite questo, non potete fare tutto quello che viene dopo. Allora, uso un colore, vabbè, questo di qua. Allora, questo... più piccolo. Allora, l'uno, questo qua è collegato a questo qua, a questo qua, a questo, a questo qua. Cioè così sono collegati in verticale, da qui a qui, da G ad F, ok? Poi sotto, per esempio, ci sarà questo, 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 che sono collegati.